I censimenti da sempre hanno rappresentato un momento importante per l'Istat e per la conoscenza del paese. Ovviamente nel passato i censimenti avevano un ruolo finalizzato a conoscere i fenomeni da un punto di vista quantitativo. Negli ultimi anni c'è stata una profonda trasformazione dei censimenti. I censimenti non solo ci dicono quanto, ma ci dicono anche come e soprattutto in quali condizioni avvengono le situazioni. Questo è esattamente quello che avviene per esempio nel censimento delle pubbliche amministrazioni, dove sappiamo quante amministrazioni fanno formazione, ma sappiamo anche come fanno formazione e quali caratteristiche hanno questi elementi che vengono messi in campo. Stesso discorso sulla digitalizzazione. Quante amministrazioni effettuano percorsi di digitalizzazione, ma anche sappiamo quali caratteristiche, la maturità digitale delle amministrazioni. Insomma, grazie al censimento riusciamo a conoscere quelle che sono le traiettorie delle amministrazioni, cogliendo anche quelle che sono le differenze tra segmenti della pubblica amministrazione.